Vuoi studiare in meno tempo? Beh, questa cosa piacerebbe a tutti i ragazzi, ovviamente, perché poi così abbiamo il tempo da dedicarlo ai nostri amici, alle nostre passioni, allo sport, insomma, fare le cose che ci piacciono. E invece molto spesso ci troviamo a dover dedicare tantissimo tempo e tantissime energie allo studio. La prima regola del metodo di studio efficace è ricordarsi che lo studio in realtà inizia ancora a scuola. E cosa succede quando siamo a scuola? Beh, molto spesso durante le lezioni succede che proviamo tantissima noia, perdiamo un sacco di tempo perché magari mentre l'insegnante spiega, siamo lì a pensare, oddio, quando finiranno queste lezioni, non è l'ora di andare a casa, o comunque pensare a tutt'altro che non c'entra in quel momento. Ecco, la cosa che devi imparare a fare è trasformare lo studio e passare dallo studio passivo, cioè subisco le informazioni stando così, allo studio attivo. E per studiare in modo attivo devi imparare a elaborare le informazioni, trasformarle nella tua mente e restare concentrato. Adesso vediamo insieme una tecnica veramente molto efficace che ci permetterà di prendere appunti in modo attivo e di conseguenza risparmiare il tempo, dedicarlo ai tuoi amici, alle tue passioni e così via. Lo studio inizia a scuola. Questa tecnica, vediamola insieme ora. Questa tecnica si chiama il metodo Cornell. In cosa consiste questo metodo? Allora, prendiamo gli appunti, quindi per prendere gli appunti non utilizzeremo più il metodo classico di colto e trascrivo, trascrivo, trascrivo. Anzi, scrivimi nei commenti qual è la tua metodologia, qual è il metodo che utilizzi per prendere gli appunti, se li prendi, ovviamente. E la mia tecnica preferita in realtà sono le mappe mentali, però le mappe mentali abbiamo parlato tante altre volte, adesso ci concentriamo su quest'altra tecnica. La metodologia Cornell consiste innanzitutto, la prima cosa che devi fare è dividere il tuo foglio in tre parti. Quindi tirerai queste due righe e avrai la prima parte, numero uno, la seconda parte, ok, questo pezzo, e la terza parte. Cosa succede qui? Allora, innanzitutto, nella parte numero uno, scriveremo tutte quelle che sono appunto i nostri appunti. Qui metteremo le parole chiave. Mi raccomando, ti consiglio di non trascrivere le frasi lunghissime. Cerca di sintetizzare nella tua mente e scegliere le informazioni più importanti rispetto a quello che sta dicendo l'insegnante. Quindi, anziché riuscire a trascrivere tutta la frase fatta di 20 parole, ascolta di qual è la parola più importante di tutto quello che ha detto e mi appunto magari facendo anche dei elenchi di parole. Elenco di parole oppure magari faccio delle frasi. Non ti preoccupare perché la nostra mente non ha bisogno di tantissime parole, bastano dei concetti più importanti. Qui, da questa parte, invece, la cosa che faremo è scriverci delle. Io mi sporco col pennarello. Domande. Metto soltanto le D sta per domande, domande. Perché? Perché questa cosa ti permetterà di mettere più a fuoco quello che c'è scritto qui nella fase di presa dei appunti. Quindi, anziché scrivere, non so, per esempio, l'argomento di questa lezione è la rivoluzione francese, e qui ti stai prendendo le appunti su tutto quello che sta dicendo l'insegnante sulla rivoluzione francese, da questa parte scriverai in che periodo si è svolta la rivoluzione francese, quali sono i diversi fasi delle rivoluzioni francesi, quali sono i personaggi più famosi che hanno preso partecipazione nella rivoluzione francese, e così via. Quindi le domande che riguardano appunto tutto quello che hai scritto prima nella fase numero uno. Il terzo blocco, il terzo punto, qui sotto cosa metterai? E qui sotto metterai le cose che vuoi magari approfondire, magari sono le tue considerazioni personali, oppure ti metterai le cose che secondo te sono più importanti da rivedere in un secondo momento. Quindi qui sotto metteremo tutte quelle che sono le nostre considerazioni. Considerazioni. Oppure magari sono le domande che l'insegnante ti ha fatto durante la lezione. Ragazzi, secondo voi cosa è successo qui? Ragazzi, secondo voi cosa è successo là? Ok, quindi sono tutte le domande che molto probabilmente ti ritroverai dove? Eh sì, nelle verifiche, nelle interrogazioni, quindi annotali perché così poi quando sei a casa riesci a ripassarli, a dare delle risposte a quelle domande e già iniziare a prepararci per quella che sarà poi la tua verifica o interrogazione successiva. Ti consiglio di testare questo metodo perché è veramente molto efficace, ti permette di restare concentrato, ti permette di restare sul pezzo e soprattutto ti permette di risparmiare del tempo che dopo dovresti investire a casa. Studia in modo concentrato. Resta attivo, mi raccomando. Lo studio non vuol dire studiare in una quantità enorme, ma vuol dire trasformare il nostro studio passando da passivo ad attivo e aumentare la qualità. Ok? Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi. Testa questo strumento, testa il metodo Cornell e fammi sapere poi com'è andato e come ti sei trovato. A presto!